da qui il percorso artistico di Giampaolo Lambiase, opere ispirate ad un'unica forma, il modulo primario, di tre colori principali, originato dalla composizione di una serie di linee curve dinamiche ondulate e parallele, intersecate da tagli verticali consecutivi. La mostra di Giampaolo Lambiase, curata dal professor Massimo Pignardi, sarà in esposizione alla Pinacoteca Provinciale di Salerno fino al prossimo 26 maggio. La mostra tocca alcuni problemi, alcuni temi in modo particolare che riguardano il design, riguardano le forme, l'evoluzione anche delle forme e la composizione di vari oggetti che possono trasformarsi in immagini diverse. La mostra consiste in modo particolare in una trentina di disegni su carta d'Amalfi con china colorata che trattano tutti lo stesso tema, il modulo primario. Modulo dei tre colori primari, quindi rosso, giallo e blu. Un modulo che è nato da una serie di esercizi, diciamo, grafici fatti da onde parallele orizzontali tagliate da linee verticali. La cosa, diciamo, a mio parere più simpatica e originale è il pannello di metallo che ho fatto realizzare con 170 moduli primari in ceramica che hanno sul retro delle calamite che possono essere, diciamo, montati e composti in centinaia di immagini e di disegni diversi. Tant'è che quel pannello in modo particolare l'ho chiamato immagini magnetiche. Sto chiamando una serie di amici artisti per fare in modo che ognuno di loro mi regali un'immagine diversa sul pannello dei moduli primari che ho realizzato.